queste le pip. Allora, Riccardo Biagetti ieri sera ha fatto una domanda e ha chiesto: in caso di un lungo viaggio, dovendovi portare una sola pipa, quale pipa ti porteresti? Allora, io da ieri sera che ci penso, ci ho pensato ieri sera, la notte mentre dormivo e tutta stamattina, e alla fine sono arrivata a una conclusione. Però prima di tutto mi sono dovuta porre una domanda: che tipo di viaggio è? Perché Riccardo non ce lo chiede, non ce lo dice qual è il lungo viaggio che stiamo per intraprendere. Potrebbe essere un viaggio di lavoro, o potrebbe essere un viaggio di piacere, o potrebbe essere un viaggio, come francamente l'ho interpretato io appena ho sentito la parola, uno di quei viaggi un po' introspettivi, quelli per cui parti perché hai bisogno di rimanere solo con te stesso per chiederti le idee, fare il punto della situazione, vedere a che punto è la tua vita. No, succedono queste cose, lo fanno in tanti. Il lungo viaggio per capire a che punto è la tua vita. Vai a vedere tanti posti, no? Vai a vedere i posti più lontani e strani del mondo per ritrovare in realtà magari te stesso e per scoprire che magari hai voglia di ritornare da dove sei partito. Allora, in un viaggio del genere, ho guardato tra tutte le mie pipe, ci ho fatto un pensiero e mi è venuto in mente che probabilmente porterei la mia prima pipa, che è questa qui, che è una Savinelli Oscar, pagata 60.000 lire, e c'erano le lire perché io ormai c'ho metà, comprata nella tabaccheria Zampieri di Padova, che ancora esiste, dalle mani di uno dei fratelli che gestivano il negozio, uno dei fratelli lo gestisce ancora. È una Savinelli Oscar fumata, strafumata, c'è un cannello nero, il bordo, io non so se si riesce a vedere, ma il bordo è tutto sbruciacchiato, dentro c'è la crosta, l'ho anche grattata via più volte, il bocchino è totalmente smangiucchiato. Questa aveva anche, se non ricordo male, aveva bisogno del filtro da 3 mm in balsa, che ho usato anche per tanto tempo e poi basta, mi sono stufata. Il cannello non è ovale, ha questa bella forma triangolare e c'ha questa righina dorata sul bocchino, scusate, che gli dà... Mi piaceva molto questa pipa, sono andata a sceglierla io con un fumatore di pipa che me l'ha regalata, perché era appunto la mia prima pipa, si era stufato di darmi le sue. E... qui c'è anche il numero 123, quindi il modello 123, Savinelli Product, il simbolino sul bocchino addirittura non si vede più, si vede solo l'impressione del timbro, ma il colore dorato probabilmente che c'era su non si vede più. È una pipa che ho fumato, strafumato, rifumato, perché era l'unica che avevo, per cui io fumavo una volta al giorno, due volte al giorno, tre volte al giorno, era sempre lei. La fumavo in Ateneo, perché la portavo in facoltà quando andavo a fare lezione, e nel cosiddetto quarto d'ora accademico, mentre tutti uscivano a farsi la sigaretta, io uscivo a farmi la pipata. Vi farò ridere, avevo in quel periodo una giacca di pelle nera, col bavero eccetera, di quel tipo lì, e una sciarpa che mi aveva fatto mia madre color arancione, eppure FLP ancora non esisteva. Non so se è stato un messaggio sublime dell'universo, però io uscivo così e una mia amica, per un po' per prendermi in giro, visto che io ero scienze della comunicazione nella facoltà di lettere dell'Università di Padova, mi prendevo un po' in giro dicendo che con quel look, con la pipa, la sciarpina attorno al collo, al freddo e al gelo durante il quarto d'ora accademico, facevo molto giovane intellettuale di sinistra, e io mi divertivo. Credo che moltissimi dei miei compagni di università si ricordino di me, tra le varie cose, anche perché ero quella che usciva a fumare la pipa. E quindi in un lungo viaggio, dovendomi portare una sola pipa, mi porterei questa Savinelli da 60.000 lire, quindi verosimilmente 60 euro di oggi. Quindi sembrerebbe una pipa che comunque ha un valore ridicolo, volendo, e che magari potreste pensare che perdendola forse non mi dispiacerebbe neanche più di tanto, non soffrirei come se perdessi una Daniel. Beh, francamente, perdere la mia prima pipa mi darebbe un grande, grande, grande dispiacere, ma la porterei lo stesso, perché è come portare una parte di me
nel mio lungo viaggio, magari per riscoprire, ricordare e riconoscere me stessa e capire dove adesso c'è da andare. Ciao ragazzi!